tutti assolti. Dopo 10 ore di camera di consiglio, i giudici del Tribunale di Paola hanno chiuso il processo di primo grado ai 13 imputati per le morti degli operai dello stabilimento tessile Marlane di Praia a Mare. Negli ultimi 20 anni 160 ex dipendenti della fabbrica si sono ammalati di patologie tumorali, 107 sono deceduti. Per l'accusa, che aveva chiesto condanne tra i 3 e i 10 anni di reclusione, le malattie sarebbero state causate dalla continua esposizione del personale dell'opificio alle sostanze impiegate per la colorazione dei tessuti e alle esalazioni dei gas prodotti dai processi di lavorazione in alcuni reparti. Disastro ambientale ed omicidio colposo, le ipotesi di reato contestate a vario titolo agli imputati. Alla sbarra l'ENI, il gruppo Marzotto, proprietario dello stabilimento, e tutti i manager che sono stati alla guida della fabbrica chiusa nel 2006. Un nesso di causalità, quello tra le attività svolte nei reparti e le malattie, non dimostrabile secondo i legali degli imputati. La sentenza è stata letta dal presidente del collegio giudicante, Domenico Introcaso, già presidente del Tribunale di Paola e attuale presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, tutti assolti perché il fatto non sussiste.